Mister Cesare Beggi, il Parma stava conducendo sull'Udinese che poi ha vinto la partita, direi anche con merito, va riconosciuto in maniera sportiva. Cosa è successo oggi? Ai ragazzi è andato tutto, purtroppo oggi non è bastato, la partita si era anche messa bene, anche se il punteggio era bugiardo perché comunque loro stavano facendo meglio di noi, però eravamo andati in vantaggio, abbiamo secondo me avuto anche un'occasione per portarci sul 3-0, probabilmente lì la partita si sarebbe indirizzata in un altro modo, ma obiettivamente loro oggi hanno fatto meglio di noi, quindi bisogna dare atto a loro di aver meritato la vittoria. E loro hanno fatto meglio, diciamo così, il secondo tempo. Già nel corso del primo tempo avevano accorciato le distanze, non è bastato andare al riposo in vantaggio. Oltre ai loro meriti, però, c'è da fare autocritica. Sì, al di là, ripeto, dell'impegno che c'è stato, i ragazzi hanno dato veramente tutto, quindi da questo punto di vista non gli si può rimproverare niente, dopodiché gli errori ci sono anche stati abbastanza evidenti, però ripeto, dobbiamo lavorare, è un periodo un po' complicato, lo sappiamo, e comunque andiamo avanti, il campionato non è ancora finito, abbiamo quattro partite che dobbiamo fare bene e poi alla fine faremo tutti i conti. Sarà abbastanza interessante la prossima con il Monza che nel frattempo ha vinto, ci ha scavalcato virtualmente in classifica, però noi abbiamo una partita in meno rispetto a loro avendo già riposato, quindi diciamo, la vetta della classifica al momento è bugiarda ancora. Sì, ripeto, adesso i conti a quattro partite dalla fine con squadre che hanno partite in più, una partita in meno, non ha troppo senso. Noi dobbiamo ritrovare il nostro gioco, ritrovare le nostre cose che facciamo solitamente, che oggi abbiamo faticato a ritrovare. Sì, perché il rammarico è naturalmente, insomma, il fieno messo in cascina ai noi è terminato ormai, diciamo così. Adesso è primavera, bisognerebbe che ci fosse un nuovo raccolto, se vogliamo buttarla sull'agricoltura, sul bucolico. Però ecco, è anche sull'aspetto proprio della qualità espressa, che al di là dei risultati, che così c'è qualche dubbio in più, no? Sì, ultimamente non stiamo facendo bene come facevamo in altri momenti. È un momento difficile, ci stiamo lavorando, stiamo giocando con interpreti un po' differenti rispetto alle altre partite, quindi dobbiamo trovare nuove alternative di gioco. Ci stiamo provando e piano piano speriamo di riuscire a trovarle. Se le giustificazioni non mancano, grande soddisfazione per aver fornito giocatori alla prima squadra, però si paga il fio non avendoli a disposizione poi per quanto riguarda la primavera. Non possono fare gli Certo, straordinari, specie quando si gioca in contemporanea. chiaro, chiaro, ripeto, però chi allena la primavera sa che questo è il destino, quindi siamo tutti felici per i ragazzi che sono in prima squadra, chiaramente per noi il lavoro si modifica e diventa nuovo ogni settimana, quindi trovare la quadra ogni settimana è un po' complicato, però ripeto, no, la nostra gioia è vedere quei ragazzi in prima squadra, quindi per noi questa è una grande soddisfazione. Oltre che la prima missione. Grazie mille, mister. Prego. Grazie.